Ciao ragazzi, saluto il vostro Grinone, bentornati sul canale. Allora, intanto voglio dirvi una cosa. Sapete che adesso che ho ripreso un po' con continuità a pubblicare video, leggere i vostri commenti, eccetera, mi sta un po' ridando quella bella sensazione che mi dava prima, quindi sono contento. Per cui al di là dei numeri di cui non mi frega niente, mi fa veramente piacere vedere che stiamo un po' riprendendo la marcia qui su YouTube. Detto questo, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciare un mi piace al video, seguirmi su Instagram, green_sbarba. Tornando alla Roma, nostra seconda stagione che inizia così. Nell'ultimo episodio mi avete detto: guarda che tanto se arrivi settimo comunque ai preliminari di Europa League vedremo. Signori, io è talmente tanto che non gioco a FIFA che ormai sta roba me ne sono dimenticate, oltre al fatto che il calcio lo seguo così un po' sporadicamente, quindi ho completamente dimenticato tutto. Per quanto riguarda il budget a disposizione, ho deciso di non andare a utilizzare tutto, ne abbiamo tantissimo ragazzi, perché abbiamo 105.000 euro, però visto che abbiamo fatto, venduto Mkhitaryan, venduto Pedro, eccetera, eravamo arrivati a 27, ho deciso di arrotondare a 30 milioni a disposizione, altrimenti diventa troppo facile. Poi giustamente mi avete detto, visto che hai comprato i giovani, sarebbe meglio fare 3 stagioni, non avete tutti i torti, direi comunque di attenerci al piano iniziale, facciamo questa seconda stagione, poi con la prossima carriera, con la prossima squadra, mi raccomando, poi suggeritemi voi nei commenti una squadra che potremmo utilizzare nella prossima serie, vedremo un attimino di tarare le cose. Dunque, allora ragazzi, noi ci siamo lasciati che abbiamo venduto Mkhitaryan e Pedro, però li vedo ancora in rosa sinceramente. La squadra è così, abbiamo preso Puig dal Barcellona a gennaio, abbiamo Diawara che vuole essere ceduto, sono stato un po' mona, come si dice, dalle mie parti, perché ho lasciato andare via i giocatori che erano in prestito. Quindi al momento io, per quanto riguarda il mercato, visto che siamo coperti in quasi tutti i ruoli tranne il CDC, dove avremo solamente Veretout una volta che Diawara sarà andato via, e i difensori centrali, perché siamo a giusti 4, ne facciamo giocare 2, ma è sempre meglio averne 5, non si sa mai. Come vedete, a parte quelli che avevamo già selezionato in precedenza, sono andato ad aggiungere questo Eric Garcia del City, Tomiyasu del Bologna, che sto facendo seguire, Berghe e Camara e Tonali e Guendouzi e Tchouaméni per il ruolo di CDC. Voglio vedere uno di questi di portarlo a casa. Quindi, come procediamo ora? Facciamo come mi avete detto voi, non vado a simulare le partite da qui, ma vado a farlo nel calendario, mi avete detto che da qua sono buggate. Aspettiamo che arrivi il resoconto sui giocatori. Ok, Mkhitaryan ha lasciato la squadra e Pedro anche ha lasciato la squadra. Quindi, stavo dicendo, senza andare per ogni partita a vedere cosa succede, io vado avanti di mese in mese e poi vediamo i risultati tutti in un colpo solo, altrimenti i video durano veramente 40 minuti. E intanto è arrivata un'offerta per Diawara dal Villarreal, mi avevano offerto 18 milioni, ho tirato fino a 24, vediamo se va via così, vediamo quanto ci daranno. Venduto Diawara, quindi 20 milioni a disposizione, siamo a 50 milioni tondi, per cui qualche acquisto serio possiamo farlo. 2 milioni e mezzo di premio torneo, vi metto sotto la grafichetta col budget aggiornato come mi avete consigliato voi, così non serve che io ogni volta dica la cifra. E siamo usciti purtroppo dal torneo precampionato malissimo. Signori, allora mi è venuta un'idea matta, voglio cambiare modulo. Voglio andare con un 4-3-3 con il COC, quindi Zaniolo e Reina ritornerebbero a fare il COC, in quel caso avremo bisogno di un attaccante. E io voglio puntare tutto su Victor Osimhen del Napoli. Per cui ho messo in lista trasferimenti un centrocampista, ovvero Marcos Antonio. In questo caso non abbiamo più bisogno del CDC, perché avremo comunque i giocatori per coprire i due ruoli a centrocampo, e quindi avremo bisogno solamente di andare a prendere un difensore centrale. Ora io attendo che mi arrivi il resoconto su Osimhen. I soldi penso che li abbiamo. Se vendiamo poi anche il centrocampista, ne abbiamo ancora di più, riusciamo a fare due colpi e magari riusciamo anche a prendere un attaccante di riserva per Victor, ma vediamo come va.
Breve aggiornamento, venduto Marcos Antonio, quindi grafica che si aggiorna con il budget a disposizione. Ok, è arrivato il resoconto finale su Osimhen, ragazzi, andiamo a vedere qual è il suo valore attualmente. È un 82, molto bene, vale 47 milioni. Io ci provo. Invece non ci provo perché sono considerato un club rivale, ok. Questa bella notizia mi ha portato ad aggiungere Luka Jovic e Calvert-Lewin. Solo che Calvert-Lewin è all'Ipsia, quindi penso si sia appena trasferito, quindi non lo cederanno. E Jovic ho 18 giorni per il resoconto, solo che fra 18 giorni sarà l'ultimo giorno di mercato e quindi devo andare al buio a cercare di portarlo via dal Real Madrid. E ho dovuto spendere la bellezza di 58 milioni. Quindi il difensore centrale mi sa che ce lo dimentichiamo, però abbiamo il bomber. Col quale è meglio che io vada prima a trattare lo stipendio, però. Confermo, ragazzi, il bomber ce l'abbiamo. E siccome avremo bisogno di un attaccante di riserva, sono andato a prendere il buon Karim Adeyemi, mia vecchia conoscenza, al buio così, spendendo la modica cifra di 5 milioni e 9. E con questo il mercato è chiuso, non ho più preso il difensore centrale, però voglio sapere da voi un commento se è un buon mercato o un mercato de me. E dunque ultimo giorno di mercato, come vedete dalla grafica sottostante c'è la differenza tra spese 63 milioni e 9 e profitto 44 e 4, per cui siamo rimasti dentro quel budget, mi sono rimasti mi pare 500 mila euro se non sbaglio. Vi faccio vedere le partite, signori miei belli. Partendo dalla sfida in Coppa con lo Spezia, vinta 2-0, vinto 2-1 in campionato con la Lazio, derby la prima giornata, e vinto 1-0 in campionato con il Torino. Effettivamente giocandole da qua sembra che i risultati siano migliori. E quindi ragazzi voglio, ripeto, un voto al mercato. Secondo me quello di Jovic è stato un bel acquisto. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre mi raccomando qualità. Ciao belli!